Semaforo rosso al pala di sfida Mario Borgia. Vince 8-5 l'Odissea 2000 di Rossano Calabro. Perde partita l'ultima dell'anno solare giocata davanti al proprio pubblico e presenza momentanea nella griglia playoff il Cristian Barletta, che gioca complessivamente un buon match, ma alla fine deve arrendersi alla qualità e al cinismo del quotato quintetto allenato da Sapigno. Non bastano i biancorossi di Antonio Dazzaro, il gol del momentaneo vantaggio realizzato da Capitan Cappacchione, il primo centro con la maglia del Cristian di Sergio, la doppietta di Carlos Sanos nel corso della ripresa e l'acuto della speranza firmato dall'altro spagnolo Zala. Ci contavamo molto a portare a casa questa vittoria, però purtroppo il campo è quello che parla, il campo è sovrano e non l'abbiamo fatto. Adesso dobbiamo cercare di fare menzione di questa cattiva prestazione per poter ripartire dalla prossima partita a noi Cattaro e poter rimetterci, diciamo, in carreggiata in un campionato che è altamente equilibrato. Quindi una partita si scende, una partita si sale, quindi sappiamo che non dobbiamo vincere a noi Cattaro per non perdere terreno nei confronti degli altri concorrenti. Il Cristian abbandona così la parte sinistra della graduatoria, ma la zona playoff è distante un solo punto. Antonio Dazzaro ci crede nell'obiettivo. Noi nei playoff ci crediamo sempre perché è il nostro obiettivo, se no altrimenti avremmo mandato tutti quanti a casa, come sta facendo qualche squadra. Però il campionato è molto equilibrato e quindi fino alla fine le sorprese possono essere tante. Poi in chiave mercato stiamo aspettando l'arrivo di Paganini, che sta ultimando la pratica burocratica, e con lui, che è un ultimo difensivo, sicuramente avremo una rosa più ampia e una quadratura in campo che solo lui ci può dare. Il Cristian ora completerà le proprie fatiche nel 2017 nel girone d'andata del campionato di Serie 2 sabato prossimo, sfidando in trasferta la Virtus Rutigliano. Una gara, inutile nasconderlo, da provare a vincere a tutti i costi per tornare immediatamente tra le grandi del girone B.